appuntamento del TG di Eco. Apriamo il nostro notiziario con l'intervento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che annuncia il termovalorizzatore si farà e sarà il più avanzato al mondo. Ascoltiamolo con Vanessa Zagaglia. Il termovalorizzatore di Roma sarà all'avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti, forse l'impianto più avanzato del mondo. Così si è espresso il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ai microfoni di TGCOM 24. La relazione preparata dai tecnici avrebbe soddisfatto il primo cittadino, intenzionato a dare concretezza al progetto del termovalorizzatore. La gara dovremmo farla ad agosto, ha proseguito. Roma avrà il suo impianto per trasformare i rifiuti in energia e non mandarli in giro per l'Europa. Siamo consapevoli che c'è tantissimo da fare, ha concluso, specialmente in materia di raccolta dei rifiuti, su cui si starebbe lavorando con alti e bassi, ma non senza dei primi risultati già evidenti. Sebbene sia al di sotto di quello che vogliamo, un miglioramento del servizio è già stato registrato. E voltiamo pagina con la guerra in Ucraina. Diga distrutta, Zelensky accusa la Russia di ecocidio. Le sue parole. I address everyone in the world for whom life is a value. Today, the Russian occupiers have committed the biggest crime of ecocide on the Ukrainian land, not only during this war, but in decades. The destruction of the dam and the reservoir is a man-made strike on the environment, after which nature will have to recover for decades. The deliberate destruction of the hydroelectric dam by terrorists looks the same from all corners of the world. For Africa, Europe, the United States, China, Australia, and India, man-made disasters are evil. We must stop the Russian evil. All other terrorists in the world must see that terror is punished by the world. L'Agenzia Internazionale per l'Energia esorta a triplicare gli investimenti in efficienza energetica con una nuova analisi che illustra cosa è necessario per raggiungere gli obiettivi. Ci spiega tutto Alessia Conte. Se il mondo vuole riuscire a contenere il riscaldamento globale entro un aumento medio della temperatura di 1,5 gradi centigradi, gli investimenti per migliorare l'efficienza energetica devono triplicare in questo decennio, dagli attuali 600 miliardi di dollari a oltre 1.800 miliardi di dollari entro il 2030. Lo afferma l'Agenzia Internazionale dell'Energia in un rapporto reso noto in occasione dell'ottava conferenza annuale sull'efficienza energetica a Versailles, dove riunisce 700 delegati provenienti da più di 80 paesi, tra cui oltre 30 ministri e 50 amministratori delegati per parlare di come accelerare e migliorare l'efficienza energetica. Italia lenta nelle rinnovabili, lo afferma Legambiente nella 17ª edizione del rapporto Comuni Rinnovabili. Il servizio di Marco Spartà. La realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili nel nostro paese ha una crescita molto più lenta rispetto alle altre nazioni dell'Unione Europea. Ad evidenziarlo è Legambiente all'interno della 17ª edizione del rapporto Comuni Rinnovabili, concentratosi quest'anno sulla denuncia del blocco delle fonti rinnovabili. Lo scorso anno, secondo i dati dell'Associazione Ambientalista, sono stati installati 206.600 impianti per un complessivo di 3,4 gigawatt di nuova potenza. Procedendo con questa media, nonostante la crescita rispetto al 2021, entro il 2030 l'Italia arriverà a raggiungere solo il 25% degli obiettivi climatici fissati in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il nostro paese, per questa ragione, occupa la 22ª posizione nella classifica europea. Le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di installazioni sono Lombardia, Puglia e Sicilia. Ad oggi in Italia si contano complessivamente 1,3 milioni di impianti. E per oggi è tutto, siamo in chiusura. Per ulteriori informazioni vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social o sul nostro sito internet che leggete in sovraimpressione www.eco.it. Grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento di serata.